Ricordo quando avevamo fatto la campagna delle ultime europee e tutti ci davano come dei matti fuori dal mondo che non capivamo l'importanza d'Europa. Se adesso altre persone, altre forze politiche si svegliano e capiscono che l'Europa e questa impostazione d'Europa è nociva per i nostri cittadini, ben venga. Non a caso proprio l'esempio Grecia risulta calzante. La situazione attuale della Grecia, lo ricordavo prima, viene dopo la Troica in Grecia. Quindi, se la situazione continua in questo modo, ci ritroviamo e se la Grecia accettasse qualsiasi diktat europeo, ci ritroveremmo fra 6 mesi esattamente nella situazione odierna, ovvero di ricontinuare a trattare, a dare altri soldi alla Grecia senza nessuna soluzione. Le scelte europee in Grecia non hanno portato a una crescita, non hanno portato a risolvere la questione del debito pubblico, anzi hanno aumentato il rapporto deficit-PIL del 50% rispetto alla situazione iniziale, dunque misure drammatiche. Se dopo la credibilità in Europa qualcuno l'ha acquisita tagliando le pensioni, facendo una riforma drammatica che non ha messo a posto i conti INPS, ricordiamocelo, perché la stessa Commissione europea nel 2009 diceva che i conti INPS italiani erano a posto, ma semplicemente utilizzato i fondi dei pensionati e dei lavoratori per altro, tra cui anche per dare quei 40 miliardi alle banche tedesche e francesi. Se la credibilità in Europa si acquisisce tassando in modo sproporzionato la casa e ammazzando tutto il mercato dell'edilizia, se la credibilità in Europa si acquisisce mettendo l'agricola, se la credibilità in Europa si acquisisce aumentando le tasse a dismisura, tra cui per esempio le tasse dei fondi pensione, ovvero quei soldi che i lavoratori si mettono via per il proprio futuro, portandola dal 20 al 26%, e non faccio qui tutto l'elenco delle altre misure drammatiche messe in campo da Monti, Letta e Renzi, ebbene, questa credibilità se la tengano tutta, non ci interessa, bisogna tornare a un'impostazione della politica che risponda alle esigenze dei cittadini. Noi non rispondiamo alla Deutsche Bank o alla Merkel o alla Commissione. Chi viene eletto deve rispondere ai cittadini, punto. Da questo incominciamo allora un serio ragionamento per fare quello che dicevo prima, distruggere e ricostruire un'Europa basata sui popoli e sulle persone.